Buongiorno ragazzi, buona domenica a tutti i ragazzi. Il film che oggi voglio censurare è questo, è La Casa 2, di regia di Sam Raimi. È un, diciamo, un film molto molto brutto. A me sinceramente non mi piace, l'ho comprato perché solo per fare la collezione, per ultimare la collezione. Addirittura è un film pure, film per tutti. Va bene, ciao. Non è che in diverse lingue, regia di Sam Raimi, protagonista Bruce Campbell, ritorna Bruce Campbell, un film brutto, molto brutto questo film, La Casa 2. Io pensavo sinceramente, quando, la prima volta che l'ho visto ero ragazzino, avevo visto prima il seguito, il primo film, La Casa 1, molto bello, molto agghiacciante La Casa 1. Un film fatto bene, La Casa 1, anche con un poco, con un budget misero, è stato fatto La Casa 1. Poi non so, hanno deciso di fare La Casa 2. Il film La Casa 2 inizia, diciamo, da dove era finito il primo, dove si vede il demone Kandariano che sponda, si mette al cuore, sponda le case ed entra in possesso del corpo di Ash, interpretato da Bruce Campbell. E poi all'improvviso, pacca, si trasforma in un demone come tutti gli altri. Però poi, quando arriva la luce del sole, brucia, si ridiventa di nuovo una persona normale. Ci sono, penso, tanti sbagli in questo film, perché all'inizio giusto finisce in quel modo e inizia che si trasforma in demone. Ascoltate, poi con la luce del sole ridiventa di nuovo umano. Nel primo film, già Bruce Campbell, quando se ne voleva andare da questa casa, da questa specie di territorio, era andato con la sorella e aveva visto con gli occhi suoi che il ponte era caduto. Nel secondo, non ha nessun senso che Bruce, o Ash, chiamalo Ash, entra in macchina e vuole scappare dalla casa, diciamo, con lo stesso metodo che aveva fatto nel primo film. E all'improvviso se ne accorge che il ponte era caduto, si era fatto a pezzi, non c'era più il ponte. Questo è un grandissimo errore del film, perché io credo, c'è uno sbaglio proprio, che già nel primo già lui lo sapeva che il ponte era caduto. Non c'era bisogno di ripetere la stessa scena nel secondo. Dopo che lui si era tolto il demone, va a correre verso la casa. Va a correre dentro la macchina, si mette a correre e si mette poi a vedere il ponte era caduto, si mette a strillare, piante, non so. Poi all'improvviso diventa di nuovo buio e vede che il demone lo insegue. Questo è un punto ovviamente, non ho capito il perché. Forse il regista voleva fare un piccolo riepilogo della casa 1, e neanche parliamo che voleva fare forse un piccolo riepilogo della casa 1 e non ci sta neanche a dire queste cose. Quello per me, questo è il più bello film, La Casa 1. Sì, io ce l'ho tutto originale con copertina eccetera, tutto originale. Comunque stavo dicendo, non ci sta perché nel primo, se dovevano fare un riepilogo, facevano vedere alcune scene del vecchio film, del primo film, invece nella casa 2 Ash, quando finisce tutte le cose, si siede e si ricorda della sua ragazza Linda, che sono due attrici diverse. Nel primo e nel secondo sono due attrici diverse. Comunque, eppure la scena è diversa perché Linda nel primo film, se vi ricordate, si trasforma mentre era nel letto, che era stata ferita dall'amica sua con il colpo di penna nel piede, e poi si trasforma nel letto. Invece qui Ash e va nella casa con Linda, si vede nei pensieri di Ash, va a casa, vanno in questa specie di baita in montagna con Linda, la sua ragazza e il suo amore. E però, eppure qua sbagliato, perché nel primo film loro vanno con la sorella, gli amici, con la sorella, l'amico suo e la ragazza della sorella. Questo è il primo film. Invece nel suo ricordo lui si ricorda solo che va solo con la sorella, con la fidanzata. Ed è sbagliato. Comunque è sbagliato, come ho detto prima, perché nel primo lui si trasforma nel letto in quel modo. Invece qui, dopo una mezza ballata,
Linda va a prendere una bottiglia di champagne, mentre Ash ha trovato per caso lì sopra un mobile il registratore dove sono i versi per svegliare i demoni. Questo è anche un grande, penso, errore, perché se ritorniamo indietro nel primo film, lui, il registratore, lo trova con Scotty, amico suo, nella cantina. Poi lo portano sopra e risvegliano i demoni. Nel secondo invece no, lo trova magicamente, per magia, sopra un comò. Comunque lui apre questo comò, eccetera eccetera, si risveglia il demone Candariano, si possessa di Linda. Comunque qua gli stacca la testa, diciamo quasi come era successo nel primo film. Dai, gli stacca la testa perché l'ammazza così, però non l'ammazza vicino a casa sua, l'ammazza, diciamo, dopo che l'ha seppellita. Comunque è un casino pieno di errori questo La Casa 2. Poi comunque il film inizia dopo il riepilogo, il film inizia che lui sta solo in casa, comincia magari grandissime cazzate, vede la testa di un cervo, libri, astucci, lampadari, bijou, iniziano a ridere, a rianimarsi, a ridere, lui stesso poi comincia a ridere, a impazzire, poi a metà film gli prende il demone, gli prende la mano perché era stato morso dal pizzicotto di Linda e gli impossessa la mano. Comunque la mano comincia a poi lui se la stacca direttamente, comincia a prendere vita solo la mano, e ciò una grande, per me non mi piace, dai, la mano prende vita, lui se la stacca, se la mozza direttamente con una motosega. Poi nell'altra, però, in città all'improvviso si scopre che la casa era di un archeologo, beh, si è già scoperto nei primi film, e che la figlia di questo grande archeologo sta per ritornare nella baita dei suoi genitori, dove si porta con sé il fidanzato, e mentre camminano per i boschi, vedono che il ponte è caduto e incontrano due ragazzi che decidono di fare il favore di portarli nella baita dove stavano i genitori di questa ragazza. Diciamo che c'era un sentiero, non solo c'era il ponte, c'era un sentiero. Fino a qua, diciamo, ci può stare. Ma poi iniziano veramente a farsi casini, casini, solo casini, perché c'erano molti, molti errori. Il film in se stesso potrebbe essere carino, però è pieno di errori. Come ho spiegato prima io, troppi errori, troppe prese male. Per dire, quando il fidanzato di uno di questi si trasforma, si vede completamente che è finto, oppure quando la strega che è chiusa in cantina, che sarebbe la mamma, la moglie dell'archeologo e la mamma della ragazza, si impossessa e Scott e la, come si chiama, Lash, gli chiude la testa nella cantina, che era chiusa in cantina, si vede perfettamente, gli schizza l'occhio alla strega, che si vede perfettamente che sotto l'occhio c'è un filo, che questo filo va direttamente e fa muovere l'occhio. Un altro grande errore che si vede proprio, no, mo, si vede proprio quando la strega esce dalla, finalmente esce dalla cantina e vola in aria. Se ci fate caso e mettete play o mettete l'immagine al rallentatore, si vede perfettamente che nel fondo schiena ha il costume pienamente aperto. Molto brutto fatto, il trucco bruttissimo. Ripetiamo, questo film molto molto male fatto. Questo film è moltissimo male fatto. Il primo era una bomba, diciamo, dai, è molto male fatto. Poi non so, per tornare indietro devono riunire le pagine dei morti per far sì che venga un tornato, per spedire tutti il demone in un'altra dimensione. Ci riescono, fanno il contro incantesimo e riportano tutti i demoni candariani nel Medioevo, dove però il nostro attore Ash Campbell viene riportato anche lui indietro, dove poi ci sarà un terzo capitolo dove si chiamerà L'Armata delle Tenebre. Ma questa è tutta un'altra storia, tutta un'altra cosa, non c'entra nulla con questo. L'Armata delle Tenebre è un altro film orribile.
Poi l'Armata delle Tenebre è proprio orribile. Di questo ne parleremo nella prossima censura dell'Armata delle Tenebre. La prossima volta faremo la recensione di un film che mi è piaciuto. Vediamo quale posso fare. Questa è la recensione della Casa 2. Ditemi se mi è piaciuto e buona domenica. Ciao!